Buongiorno e benvenuti all'appuntamento di oggi del Ministero dell'Istruzione al Forum PA. Il titolo di oggi è Scuola, motore della crescita, obiettivo sostenibilità e innovazione. Sostenibilità e innovazione sono due termini che abbiamo sentito utilizzare tantissimo, soprattutto in questi mesi. Sono quelle energie vitali considerate necessarie per la crescita economica, culturale e dell'educazione di un paese. Sappiamo che il governo sta indirizzando le risorse del PNRR, il piano di ripresa e resilienza, proprio in questi settori considerati strategici. E la scuola in tutto questo come si pone? La scuola è fondamentale, direi determinante, perché quando parliamo di futuro non possiamo non pensare all'educazione delle nuove generazioni. Per questo la scuola è considerata il punto di partenza di questa crescita. Oggi di tutto questo ne parlerò con i miei relatori che saluto. Saluto la sottosegretaria Barbara Floridia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione con delega alla transizione ecologica. Buongiorno sottosegretaria. Buongiorno. Saluto la professoressa Carla Guetti, coordinatrice nazionale delle scuole associate dell'UNESCO. Saluto il dottor Giuseppe Pintus, ricercatore in filosofia morale dell'Università di Sassari. Buongiorno. Saluto il dottor Adriano Fabris, professore ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. E saluto il dottor Andrea Bollini, dirigente dell'Ufficio Innovazione Digitale, Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'Istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Partiamo subito da lei, sottosegretaria. Partiamo da Rigenerazione Scuola, un piano nazionale che lei ha pensato, ha voluto e che oggi appunto è una realtà. Un piano che coinvolgerà tutte le scuole del territorio nazionale e che si occuperà della transizione ecologica e culturale appunto delle scuole. Vediamo subito un video di presentazione del piano. È tempo di abitare il mondo in modo nuovo, perché un mondo nuovo non c'è. Il piano Rigenerazione Scuola è il nostro impegno per un futuro sostenibile, perché i problemi ambientali sono i nostri problemi e richiedono un approccio sistemico e il contributo di tutti. E subito. Ecco perché rigeneriamo i saperi. Perché la scuola darà origine al nuovo alfabeto ecologico. Rigeneriamo i comportamenti. Perché a scuola impariamo nuove abitudini. Perché non servono gesta eroiche per salvare il pianeta, ma i gesti quotidiani di tutti noi. Rigeneriamo le infrastrutture. Perché la scuola deve essere un luogo sostenibile e sicuro. Rigeneriamo le opportunità. Perché la scuola deve offrire nuovi percorsi formativi con la sostenibilità al centro. La rigenerazione del paese parte dalla scuola, perché la scuola è il battito della comunità. Quindi a lei la parola, sottosegretaria. Buongiorno. E allora, in cosa consiste Rigenerazione Scuola, questo piano per la transizione ecologica e culturale dell'intero paese? Perché, come sappiamo, la scuola è un'infrastruttura culturale e quindi attraverso il pensiero e i comportamenti che riusciremo a modificare nei ragazzi, negli studenti e nelle studentesse, in automatico riusciremo a contaminare l'intero paese, quindi tutti gli altri cittadini. In cosa consiste il piano? Innanzitutto parto dal titolo: Rigenerazione scuola significa voler non più soltanto resistere, puntare alla resilienza del nostro paese, ma puntare alla rigenerazione. Perché generazione scuola? Perché tutti noi abbiamo abitato la scuola, l'abitano i nostri figli e le generazioni future, quindi educando la generazione scuola, i ragazzi tra gli 0 e i 18 anni, noi riusciremo a far pace alle diverse generazioni. Perché? Perché educheremo i giovani ad abitare
in sostenibilità. Cosa significa abitare la sostenibilità? Significa educare i ragazzi a far sì che tutte le risorse che saranno necessarie per il benessere della loro vita e del paese nel momento in cui loro lo abitano, non verranno meno queste stesse risorse alle generazioni future. Quali sono gli obiettivi del piano? Dunque, sicuramente sono quelli dell'Agenda 2030. Nello specifico abbiamo 3 settori di obiettivi che sono sociali, ambientali ed economici. Sociali perché dobbiamo riappropriarci di una socialità diversa, dobbiamo superare il pensiero antropocentrico e superare la cultura dello scarto, dove per scarto non intendo solo rifiuto, ma intendo proprio anche scarto umano. Dobbiamo passare alla cultura invece dell'inclusione. Quali sono gli obiettivi ambientali? Gli obiettivi ambientali sono appunto quello che dicevo inizialmente, imparare il concetto di sostenibilità, comprendere che l'educazione ambientale, quindi i problemi ambientali, vanno affrontati in modo sistemico, perché noi facciamo parte di un sistema complesso inserito all'interno del pianeta Terra. Dobbiamo anche comprendere che c'è un nuovo alfabeto economico. Dobbiamo conoscere, i ragazzi devono conoscere che cosa è la bioeconomia, l'economia circolare, quali sono anche le nuove prospettive economiche. Questo è come lo facciamo? Sicuramente lo facciamo intanto mettendo a sistema già l'esistente, perché in molte scuole italiane ci sono degli esempi virtuosi, delle proposte progettuali che ben vanno in questa direzione. Cercheremo di metterle a sistema e quindi di renderle ripetibili anche in altre realtà scolastiche, perché l'obiettivo del piano è arrivare a tutte le scuole, in tutti i 40.000 edifici scolastici dove ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, dove c'è una parte preziosa della nostra popolazione, i più giovani. Come lo facciamo inoltre? Lo facciamo mettendo a disposizione delle scuole non soltanto risorse economiche, ma anche risorse educative, cioè con partner importanti come CNR, Enea, ISPRA, ma anche grandi associazioni come ASVIS, Lega Ambiente e molte altre, e altre che potranno aggiungersi, andremo ad aiutare i docenti che continueranno a fare il loro mestiere prezioso di formatori, ma saranno coadiuvati da esperti che si metteranno a disposizione delle scuole per parlare di biodiversità, per esempio, per parlare chiaramente di sostenibilità o di bioeconomia. Il piano è strutturato in 4 pilastri fondamentali. Perché 4 pilastri? Perché non bastano i saperi. Il primo pilastro è rigeneriamo i saperi con questi aiuti che vi dicevo di partner educativi che si metteranno a disposizione delle scuole. Facciamolo anche rigenerando saperi vissuti, quindi portiamo i ragazzi nei nostri parchi nazionali, regionali, nelle aree della biodiversità, anche grazie all'Arma dei Carabinieri, lo faremo alla Guardia Costiera. Quindi il primo pilastro sono i saperi vissuti, poi c'è un secondo pilastro molto importante, rigeneriamo i comportamenti. A scuola i ragazzi non devono solo apprendere un sapere, ma devono fare l'esperienza di come si abita il mondo in modo diverso. Quindi lavoreremo nello specifico per modificare il cibo nelle mense, nei distributori, educare i ragazzi alla mobilità in un certo modo verso la scuola e così via. Il terzo pilastro riguarda gli edifici. È giusto che i ragazzi debbano abitare edifici non solo sicuri, chiaramente, ma anche sostenibili, quindi grandi anche spazi verdi, oltre alla efficienza energetica degli edifici stessi. Il quarto pilastro invece riguarda le opportunità. Dobbiamo lavorare anche per offrire ai ragazzi nuovi indirizzi di studio. Il mondo sta andando veloce, siamo nell'era dell'accelerazione. Che cosa serve? Serve che ai ragazzi sia data l'opportunità di avere competenze per quelli che sono i mestieri del futuro, e quindi anche l'agricoltura di precisione piuttosto che l'economia circolare, ma anche, questo lo penso per gli ITS, post diploma, ma anche indirizzi di studio che vadano per esempio verso il liceo ambientale.
perché ormai è l'unico modo di abitare il mondo, questo modo di abitarlo in modo diverso, altrimenti rischiamo di non abbiamo un pianeta B e quindi rischiamo veramente un collasso esistenziale. Solo partendo dalla scuola possiamo davvero cambiare la rotta del paese. Questa è la missione che ci siamo dati come Ministero dell'Istruzione e chiaramente sono a disposizione per ulteriori domande. Grazie sottosegretaria, grazie per l'entusiasmo anche con cui ha condiviso il piano Rigenerazione Scuola. Parto subito con una domanda concreta. Quando partirà il piano? Allora, il piano è già partito, cioè come dicevo alcune azioni le metteremo a sistema, quindi esistono già. Una parte delle azioni potrà partire già dal piano estate, perché alcune attività laboratoriali potranno essere indirizzate, anzi sappiamo che sono già indirizzate verso questa volontà di educare i ragazzi alla sostenibilità, alla sensibilità ambientale, alla comprensione che tutto sia sistema. E poi piano piano da settembre andremo sempre più ad implementare tutte le azioni con i nostri partner nelle scuole, quindi metteremo a disposizione delle scuole italiane, quindi dei dirigenti e dei collegi docenti, tutta questa equip sia di esperti che di progetti laboratoriali da poter mettere a sistema e a regime. Altre azioni come per esempio l'efficientamento degli edifici o nuovi edifici che costruiremo totalmente sostenibili chiaramente avranno una tempistica più lunga perché si è in fase poi progettuale, poi bisogna realizzarla. Quindi il piano è partito e accelererà man mano che le varie azioni potranno prendere forma in base alle azioni. Qualche liceo ambientale partirà anche da settembre. Perfetto, e quante risorse sono previste per l'attuazione? Perché si sa che insomma l'aspetto economico ha sempre una sua rilevanza. Sì, è vero, ha ragione, anche perché chiaramente una rivoluzione non si può fare a mani nude. Ecco, le risorse sono diverse, provengono anche da canali differenti chiaramente, qualcuna anche dal PNRR, perché questa era la direzione che come scuola volevamo dare, quindi anche nel PNRR c'è già questa direzione verso la sostenibilità delle scuole. Noi avremo un 800 milioni circa per realizzare alcune nuove scuole di cui c'è assoluto bisogno, perché alcune scuole esistenti sono veramente ormai quasi inagibili o si trovano in siti contaminati e inquinati, quindi vanno realizzate immediatamente scuole nuove. Altri 40 milioni li mette a disposizione l'INAIL, ha promesso di metterne ancora altre per ulteriori scuole. Tutte queste scuole saranno realizzate nel rispetto dell'ENSEB, quindi con alti livelli di efficientamento. In più abbiamo 57 milioni da una parte, 45 se non sbaglio milioni per che cosa? Per tutti quelli che sono i laboratori verdi, le aree green delle scuole, perché come ben sapete molte volte intorno alle scuole c'è solo un parcheggio di cemento. Ecco, è necessario creare e realizzare laboratori verdi perché abbiamo visto che servono anche in caso di sicurezza per poter realizzare attività fuori dalle aule, ma soprattutto per educare i nostri ragazzi all'importanza della natura e quindi anche all'attenzione verso l'agricoltura biologica, ma anche verso semplicemente la bellezza. Perfetto, lei ci ha già detto che saranno coinvolte diverse istituzioni, quindi immagino non sarà tutto in capo ai docenti, agli insegnanti. Come funzionerà questa sinergia? Come collaboreranno insieme e un direttore scolastico che vuole appunto collaborare insieme a questi enti, come dovrà comportarsi, come dovrà agire? Allora, in realtà come già agisce, cioè i collegi docenti, i consigli di classe, sia in seno all'educazione civica che ha un monte ore determinato all'interno del quale non soltanto i docenti possono fare lezione
e chiaramente andare verso l'educazione civica, ambientale o la cittadinanza digitale anche molto importante, ma possono anche fare ai ragazzi esperienze laboratoriali o chiamare esperti. Ecco, l'elenco degli esperti a disposizione e delle possibilità laboratoriali e progettuali lo abbiamo amplificato e lo renderemo disponibile a tutte le scuole. Quindi i docenti dovranno semplicemente decidere a chi affidarsi. Faccio un esempio: abbiamo la collaborazione per questo piano di ISPRA, che metterà a disposizione le ARPA regionali. Capite bene che riusciamo così in maniera capillare ad arrivare ovunque, perché qual è la differenza sostanziale? Che ad oggi era tutto lasciato alle iniziative dei docenti, adesso il Ministero che stimola, che pretende, che chiede, ovviamente nell'autonomia delle scuole, ma che mette a disposizione una infinità di esperti. E i docenti e i dirigenti, come sempre si è fatto con progetti o con attraverso nei consigli di classe proposte, può arricchire la propria offerta formativa. Guardando invece adesso un attimo al periodo che stiamo vivendo, che abbiamo superato, adesso si è concluso l'anno scolastico, ma sappiamo che sono stati 2 anni complicati per la scuola, anche dal punto di vista dei trasporti, che è stato appunto uno dei nodi più deboli della catena, diciamo, e proprio per l'organizzazione del ritorno a scuola. Questo piano in qualche modo inciderà su questo aspetto fondamentale appunto per l'organizzazione della scuola? Sì, inciderà, credo, anche in maniera sostanziale, perché spesso si parla di una figura che esiste già, il mobility manager, ma in realtà non gli sono stati mai dati gli strumenti necessari per poter effettivamente migliorare la qualità degli spostamenti del personale scolastico e degli alunni da casa verso scuola e viceversa. Cosa vogliamo provare a fare? Vogliamo migliorare un software del Ministero affinché durante le iscrizioni dei ragazzi si possa meglio definire, chiaramente nella tutela assoluta della privacy del ragazzo e del suo indirizzo di abitazione, ma riuscire ad avere concretezza degli iscritti di una scuola rispetto alla provenienza dell'area della città o del paese. Questo dovrebbe aiutare non soltanto l'organizzazione dell'ingresso scolastico, dell'orario scolastico, ma anche in una intesa con il comune di riferimento, anche comprendere quali per esempio sono le linee più congestionate. Faccio un esempio: se io avessi in attivo questo software, potrei sapere in una scuola quanti ragazzi, per esempio, quale percentuale arriva, faccio un esempio, da Testaccio, quale invece arriva dal centro. Allora posso comprendere in quella fascia oraria la mia scuola da dove ha il flusso maggiore, e questo mi permette a me, mobility manager della scuola, di interfacciarmi al comune per manifestare chiare esigenze o trovare sinergie, e anche ai ragazzi suggerire, alle famiglie o ai docenti suggerire percorsi sostenibili, quindi individuare percorsi alternativi sostenibili, per esempio le ciclovie. Perfetto, e anche magari il pedibus, che è una realtà in alcune città e paesi, insomma, che lo utilizzano quando la scuola è vicino casa. Passiamo ad un altro tema caro ai genitori, le mense scolastiche. Che novità ci saranno e in che tempi? Allora, per le mense scolastiche chiaramente le scuole hanno relazioni con dei fornitori, quindi non sarà immediato il risultato nelle scuole già da settembre. Ma cosa abbiamo intenzione di fare? Già abbiamo aperto un'interlocuzione col ministro dell'Agricoltura, il ministro Patuanelli, perché vorremmo far sì che tutti i fornitori delle mense scolastiche proponessero soltanto cibo a chilometro zero
e chiaramente vorremmo mense biologiche. Non soltanto vogliamo far sì che all'interno delle scuole i distributori del cibo e delle bevande abbiano appunto bevande e cibo solamente esclusivamente sostenibili. Vorremmo mettere le colonnine dell'acqua affinché i ragazzi possano riempire la borraccia, quindi vorremmo superare il concetto del monouso o della plastica usa e getta e non riciclabile. E quindi sono tante le azioni, ma vorremmo anche aumentare la pretesa del livello dei CAM, criteri minimi ambientali, per i fornitori delle scuole, per le mense scolastiche. Queste sono, diciamo, delle azioni che chiaramente non dipendono direttamente dal Ministero, ma il Ministero vuole dare una linea chiara e diretta, permettere alle scuole di, diciamo, ristipulare chiaramente i contratti in essere andando in questa direzione. Insomma, il cibo sano nelle scuole deve essere una priorità. A scuola i ragazzini devono imparare a mangiare, perché anche la sostenibilità passa attraverso una scelta consapevole del cibo, e proprio a scuola, proprio nelle scuole, noi non possiamo permetterci di far passare un messaggio sbagliato. Questo non sarà immediato, ma sicuramente cercheremo di accelerare, perché è prioritaria l'educazione alimentare. E in questo che ci ha appena raccontato diventa anche fondamentale il titolo del progetto che lei ha presentato, Rigenerazione, perché in qualche modo ci può essere uno scambio, no, con le generazioni che frequentano la scuola e le generazioni che ormai la scuola l'hanno finita. Sì, il termine generazione scuola cristallizza chiaramente l'azione. Cosa significa? Significa che io non voglio educare, noi non vogliamo educare i ragazzi di oggi, ma i ragazzi di sempre, perché tutti frequentano la scuola, tutti la frequenteranno e poi tutti transitano alla fase adulta. Tra l'altro, gli studenti e le studentesse, mentre sono generazione scuola, abitano il mondo, lo vivono, quindi l'educazione va immediatamente ad essere poi applicata nel reale. Quindi rigeneriamo i comportamenti nella generazione scuola, che è una generazione alla quale tutti appartengono o apparterranno da qui a breve. Sottosegretaria, lei ha parlato anche di comunità energetica applicata alle scuole. Che cosa intende? Me lo spiega come se lo spiegasse ad uno studente. Allora, come voi ben sapete, finalmente esistono le comunità energetiche, cioè io posso non soltanto produrre energia per me e il mio appartamento, ma posso condividerla con altri. Ecco, chiaramente noi vorremmo che in tutte le scuole, dove è possibile ovviamente, perché bisogna assicurarsi che questo sia possibile, i tetti delle scuole diventino chiaramente a disposizione di quelli che possono essere, non so, i pannelli per esempio fotovoltaici, affinché non solo la scuola possa diventare autosufficiente dal punto di vista energetico, ma diventi centro della comunità, potendo donare chiaramente a chi è nel circondario della scuola stessa o è collegato alla stessa cabina, per capirci, e possano scambiarsi l'energia, e quindi la scuola possa donare, così si può fare anche nei comuni per capirci, possa donare energia alla comunità. Questo sarebbe un bell'esempio, la scuola diventerebbe un nutrimento per i nostri centri città, per i nostri paesi. Perfetto, la ringrazio, sottosegretaria. Tutto grazie chiarito. A voi. Grazie, buona giornata. Bene, passiamo ad un altro tema importante per la transizione ecologica e partiamo da due concetti, da due parole, diversità culturale e biodiversità. Sono entrambe una ricchezza inestimabile per l'umanità. Pensate, lo sono a tal punto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha dedicato loro una giornata per celebrarle, una per ciascuna. Di questo ce ne parla la professoressa Carla Guetti. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Perfetto. Allora iniziamo immediatamente. Ringrazio per questo, per aver precisato l'importanza di questi due concetti
decisivi non soltanto per la scuola, ma in generale per la crescita della società in senso culturale e democratico. Si parla di biocultural diversity e next generation, soprattutto a fronte della lezione severa che abbiamo vissuto durante la pandemia, e le interpretiamo come un momento importante appunto di diversità culturale, di diversità linguistica, di diversità e di biodiversità, di diversità naturale. Come possiamo immaginare, sono un patrimonio e un bene comune e diventano delle risorse fondamentali per affrontare le nuove sfide, per le nuove sfide. E sono altrettanti fattori importanti, come si diceva, per favorire la transizione culturale ed ecologica attraverso nuovi saperi e nuovi comportamenti. Si parla di comportamenti, di abitare il mondo, e se ci pensiamo trova etimologicamente comportamenti e abitudini e abitare lo stesso sinonimo. L'habitus in fondo è qualcosa che ci accompagna. Come li abbiamo voluto affrontare questi due concetti così importanti, appunto di diversità culturali e di diversità biologiche, a partire dalla questione del cibo, inteso il cibo come espressione della diversità culturale, come fattore fondamentale del cambiamento climatico, soprattutto a fronte delle nuove sfide che dobbiamo affrontare in questo momento. E sono appunto sfide che impattano anche con l'importanza di rinnovare gli aspetti culturali, educativi e formativi, e per affrontare diversità culturale e biodiversità occorre appunto l'attitudine e l'abitudine a pensare la complessità in modo complesso, e per questo parliamo di pensiero complesso, nelle sue varie accezioni di pensiero critico, di pensiero creativo e di pensiero caring, cioè di un pensiero che si fa carico dell'importanza di pensare in modo non soltanto individuale, collettivo, ma in un contesto globale. Tutto questo per cercare di vivere gli ecosistemi, di favorire questa rigenerazione e di promuovere appunto la transizione ecologica e culturale della società. Grazie professoressa. Quindi, parlando di biodiversità, il passaggio al cibo è naturale, praticamente naturale. Negli ultimi anni se ne parla sempre di più, ma non è ancora abbastanza. Pensate, nel mondo siamo più di 7 miliardi di persone. Nel 2050 arriveremo ad essere 9 miliardi di persone. Sfamare tutti in maniera equa e sostenibile è una sfida che va affrontata oggi, perché abbiamo capito che il cibo incide direttamente nel benessere ambientale, sociale, ma anche quello della nostra salute, anche sulla nostra salute. Di questo ci parla il professor Giuseppe Pintus dell'Università di Sassari. Grazie. Partirei da un'evidenza. Direi che la grande attenzione trasversale al cibo, sotto diversi aspetti e da diversi punti di vista, può ormai essere considerata senza timore di smentita un'evidenza. Il cibo come argomento occupa trasversalmente diversi luoghi e ambiti della cultura, raggiunge persone con profili molto diversi, lo troviamo in ambito accademico, nell'ambito accademico dalla medicina alla filosofia, lo troviamo in ambito televisivo, quindi diciamo più popolare, non specialistico, si pensi al successo del tema cucina sia all'interno di trasmissioni che si occupano di altro, sia dedicate, che sono sempre più seguite, che generano temi di discussioni, incidono sullo strutturarsi di modi di fare, di modelli, di linguaggi e quindi sulla comunicazione. Il punto di vista forse più diffuso, quello secondo il quale quest'ambito articolato viene trattato dai grandi media, e soprattutto la cucina, con un'attenzione all'aspetto di elaborazione dell'alimento. Direi dunque da un punto di vista qualitativo ma anche estetico, ed è rilanciato a livello personale di media sociali, da un punto di vista anche di esposizione e presentazione di sé, di uno stile di vita, di uno status sociale. Il cibo riguarda certamente la salute, e al discorso sull'alimentazione è strettamente legata alla questione del rapporto con il proprio corpo, con la percezione stessa del proprio corpo.
Pensiamo solo alla forte correlazione che si stabilisce o che si incrina nel caso dei disturbi alimentari tra nutrizione, percezione di sé, adeguamento ad un modello sociale percepito e interiorizzato, e quindi pensiamo all'interazione sistemica di psicologia e scienze della nutrizione, ma anche all'esigenza di individuare modelli sani e quindi alla necessità di un'educazione affinché tali modelli siano riconosciuti e adottati. Pensiamo anche all'importanza che assume oggi su un piano economico e sociale per alcuni paesi la produzione nel settore agroalimentare, l'attenzione alla qualità dei cibi e delle bevande, la conservazione della peculiarità legata ai luoghi. Se prendiamo ad esempio il vino, come esempio, ci troviamo di fronte ad un aspetto importante dell'economia di diverse regioni del nostro paese, ma anche di altri paesi, ad un'esaltazione della qualità e ad un desiderio di accresciuta consapevolezza su questo prodotto, che diventa anche una moda, e che però fa il paio con l'esigenza di limitare il consumo di alcolici. E ancora una volta, quindi, la necessità di un'educazione al consumo consapevole, responsabile e imprescindibile. Su un piano nazionale ed extranazionale ci si pone un problema di accesso al cibo. Le situazioni di povertà, aggravate in questo momento dalla pandemia, dividono paesi che sprecano da paesi in cui si muore di fame e dividono i paesi al loro interno fra cittadini che sprecano e altri che muoiono di fame, ponendo un problema evidente di ordine etico e morale. Per i paesi con difficoltà di accesso al cibo si pone anche un problema di qualità degli alimenti, di permettere a popolazioni in difficoltà non solo un'alimentazione minima, ma anche un apporto adeguato in termini di nutrizione, quindi in termini qualitativi. Ancora si pone un problema di sostenibilità ambientale degli alimenti legata all'emissione di anidride carbonica necessaria per produrli e così la necessità di individuare strategie globali concordate che ne controllino i processi. L'elenco delle questioni può essere ancora lungo, mentre meglio essere brevi perché l'idea è solo quella di aprire delle questioni, perciò si pensi ancora all'importanza che il cibo assume rispetto alla socialità e al ruolo che svolge nelle tradizioni religiose. Sono solo alcune delle tante questioni sul tema. Di alimentazione si occupano diverse discipline, oltre a quelle afferenti al grande ambito della medicina, della biologia e della chimica, anche in ambito umanistico del cibo si occupano antropologi, storici, sociologi, letterati e filosofi. In quest'ultimo ambito il cibo è indagato sotto diversi punti di vista e trasversalmente nei diversi ambiti disciplinari, in ambito teoretico nell'ambito della storia della filosofia, in ambito etico dove l'etica del mangiare del cibo rientra ormai chiaramente tra l'etica applicata, ma di questo è esperto il professor Fabris, fino all'estetica, intesa sia come ambito, diciamo, del gusto che come ambito, diciamo, del gusto del bello, sia come ambito della percezione, quindi un discorso sulla sensibilità. Ciò che mi pare evidente dello scopo di queste rapide considerazioni è che la questione del cibo rappresenta un punto di intersecazione, un crocevia importante tra diverse dimensioni e ambiti di studio. Un luogo privilegiato per poter comprendere la relazione fra differenze o specificità biologiche e differenze o specificità culturali, e quindi per approfondire queste due dimensioni, la cui comprensione non può prescindere da considerazioni trasversali, pluridisciplinari, e plurilivello. Dalla questione del cibo emerge così l'esigenza e l'urgenza di un percorso di riflessione, di acquisizione di consapevolezza, una sfida per il sapere e per l'educazione, una responsabilità di cui farsi rapidamente carico. Grazie. Grazie a lei, professor Pintus. Abbiamo sicuramente capito che il cibo è cruciale per tanti aspetti, ma sicuramente lo è sull'aspetto della sostenibilità. Ogni giorno, quando noi compiamo delle scelte alimentari, quando decidiamo che cosa comprare, che cosa coltivare, sappiamo che andiamo ad incidere direttamente sul benessere del nostro pianeta. Anche in questo caso, quindi, è importante essere consapevoli delle nostre scelte. Inoltre, quando mangiamo, compiamo un atto di condivisione, ci mettiamo in relazione gli uni con gli altri, incontriamo nuove culture. Ecco, di tutto questo ci parla il professor Andriano Fabris dell'Università di Pisa. Buongiorno, professore. Buongiorno, io vorrei riprendere tutto quello che è stato detto a partire dalla presentazione della sottosegretaria Floridia e appunto ricollegarmi a quanto è stato così ben esposto, perché quello che ci viene richiesto oggi è un cambiamento davvero della nostra mentalità
per quanto riguarda le scelte fondamentali della nostra vita. Il mangiare ovviamente è una scelta fondamentale in quanto è collegato alla nostra sopravvivenza, però dobbiamo cambiare mentalità, cioè dobbiamo fare le scelte giuste, e questa è una delle sfide, forse la sfida, dell'educazione oggi. Qual è questa sfida? È la sfida che ci consente di rispettare le diversità che noi incontriamo. Le diversità per quanto riguarda l'ecosistema, le biodiversità, le diversità che sono culturali, le diversità che ci coinvolgono e ci rapportano agli altri esseri umani. Bene, proprio su questo il cambiamento di mentalità è necessario e urgente. Dobbiamo capire di essere parte appunto di un tutto organico e non noi invece qualche cosa che è contrapposto o signore o addirittura sfruttatore o manipolatore del mondo. Da questo punto di vista l'etica può essere effettivamente d'aiuto, la filosofia morale può essere d'aiuto, e lo dico come presidente della Società Italiana di Filosofia Morale, ma più concretamente, ecco, che cosa vuol dire educare alle diversità in questi diversi ambiti? Significa educare alle relazioni, a relazioni buone, a relazioni giuste, a relazioni corrette, a relazioni non egemoniche, a relazioni in cui il rapporto non sia una contrapposizione, ma ci sia il rispetto dell'altro, il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle altre persone, proprio perché diverse. Pensiamoci, noi siamo tutti uguali tra di noi perché siamo diversi, perché ognuno di noi ha le sue specificità e appunto le sue diversità. Bene, su questo terreno il tema del cibo davvero diventa fondamentale, diventa essenziale, diventa una esplicitazione, una esemplificazione fondamentale. Perché? Perché appunto il cibo, lo diceva prima il collega Pintus, è una sorta di palestra di buone pratiche, una palestra in cui per un verso noi ci troviamo a dover evitare le esagerazioni, le estremizzazioni, evitare le monoculture, evitare lo sfruttamento nei rapporti del nostro ambiente, evitare tutte quelle esagerazioni che poi hanno ricadute fondamentali sulla nostra salute. Dall'altra parte però il cibo è una esperienza di relazione in maniera molto forte, molto concreta. Perché? Perché quando mangiamo di solito mangiamo insieme. Quanto è triste mangiare da soli magari davanti alla televisione. E quindi l'esperienza del cibo è un'esperienza di condivisione, è un'esperienza di ospitalità. Ecco, insegnare, educare alla condivisione, educare a questa forma di ospitalità che ci permette appunto di entrare nelle giuste relazioni con gli altri, nelle relazioni buone, in questa sorta di interscambio che è davvero utile per tutti, bene, questo credo che sia il modo, il sistema per ripartire, cioè per rigenerarci in maniera letterale dopo questa esperienza terribile della pandemia. Grazie professor Fabris. Adesso di nuovo la parola alla professoressa Carla Guetti, che ci aiuterà a tirare le fila di quanto detto. A lei, professoressa. Allora, grazie, condivido il resto delle slide con voi per mettere in evidenza quale può essere il ruolo della filosofia, del pensiero filosofico, della riflessione filosofica rispetto a queste tematiche che stiamo affrontando. C'è stato un documento della Direzione degli Ordinamenti del 2017 che ha affrontato la questione del ruolo della filosofia nella società della conoscenza a partire proprio dall'Agenda 2030. E sono state messe in campo una serie di iniziative che hanno portato a mettere in relazione la filosofia con gli altri saperi,
e quindi con, non soltanto con l'ambito delle STEM, quindi della dimensione scientifica e tecnologica della conoscenza, ma anche con l'arte o con le scienze sociali e le scienze umane. E sono state dei momenti molto importanti, perché non soltanto la filosofia ha dialogato con i saperi umanistici, scientifici e tecnologici, ma l'ha fatto con l'intento di la filosofia con e per tutti, con perché è importante, come è stato detto e come ribadiamo, l'importanza di lavorare con la scuola e con tutte le componenti della scuola, ma con il mondo dell'università, con il mondo della ricerca e con tutte le associazioni disciplinari, proprio perché la conoscenza si costruisce insieme. E l'idea di una filosofia per tutti, che parli non soltanto laddove la filosofia è prevista in modo ordinamentale dalla nostra normativa scolastica, ma anche cercare di trovare e percorrere delle strade di introduzione della filosofia in altri contesti. La senatrice Floridia faceva riferimento prima alla possibilità, all'introduzione di nuovi percorsi liceali, per esempio in licei ambientali o per gli ITS. Noi abbiamo già lavorato con gli istituti tecnici e professionali e siamo pronti e disponibili a collaborare anche per questi successivi sviluppi che si stanno mettendo in campo. Come si diceva, la cosa importante è sistematizzare e creare un sistema perché possa essere utile per i colleghi attraverso la messa in campo di esperienze che possano essere anche replicabili. Per questo abbiamo costituito una scuola estiva dedicata all'Agenda 2030. Faccio semplicemente il riferimento alla prossima, che si terrà in modalità virtuale e si intitola proprio Oceano Casa, dedicata alla decade UNESCANA 2021-2030, dedicata allo studio dell'oceano e a considerare la sua rilevanza, appunto, e anche nella sua biodiversità. E in questa summer che stiamo affrontando ci sono proprio tutti quegli attori che sono stati richiamati dall'ASVIS all'ENEA, all'ISPRA, alla Commissione Oceanografica UNESCANA e anche dell'ONU e anche italiana. Per questo trovate la costruzione di questa piattaforma dove ci sono tutti i materiali. Un altro momento è stato importantissimo, PATS, a Philosophical Approach to Thinking Skills, durante la pandemia, proprio per venire incontro anche alla transizione digitale, ad accompagnare la comunità scolastica alla didattica integrata, alla didattica digitale. L'anno scorso, nel 2020, abbiamo messo in campo questa piattaforma importantissima di formazione per parole e per sillabi, e la costruzione di un lessico filosofico che sia un lessico filosofico che possa interpretare e dare strumenti per capire e comprendere la complessità attraverso filosofi e filosofe italiane e non solo, a partire da parole della contemporaneità che impattano anche parole che riguardano la transizione ecologica, la transizione digitale e tutto quello che stiamo vivendo. Cito soltanto, l'anno scorso abbiamo fatto una summer school, adesso ne stiamo progettando un'altra nella seconda metà di luglio, e prende proprio spunto dalle tre parole del G20, Paths for Planet, People, Planet e Prosperity, cioè prendere a studiare queste parole dal punto di vista della filosofia. Concludo con questo altro riferimento alla filosofia per l'educazione civica e ai percorsi che sono stati realizzati per la Costituzione, ma anche per promuovere dal punto di vista filosofico lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, nonché la cittadinanza digitale. Anche per questo è stato costruito una piattaforma dove i colleghi possono trovare le lezioni dei professori, non solo in ambito filosofico, ma anche in ambito economico, sociologi, antropologi, matematici, fisici, che hanno contribuito a creare questi percorsi. Mi soffermo soltanto
un ultimo momento rispetto a un contesto internazionale che stiamo cercando di promuovere anche attraverso la filosofia, non solo la celebrazione del World Philosophy Day, come vedete l'abbiamo celebrato a novembre del 2020, la filosofia c'è e noi ci siamo per costruire insieme tutti una agenda per il futuro. E da ultimo questa Third International World Congress of Transdisciplinary, perché noi siamo convinti che per ripensare o pensare in modo nuovo e diverso un paradigma educativo, culturale, occorre mettersi in gioco e avere soprattutto un confronto, non soltanto all'interno di scuola, università, ricerca nel mondo italiano, europeo, ma soprattutto internazionale. Questo è uno degli ultimi appuntamenti che vede l'Italia, vede le scuole associate UNESCO. Grazie, e quindi professor. La direzione rispetto a questo. Grazie. Grazie, è stata chiarissima, grazie mille. Passiamo adesso subito all'altro tema centrale dell'appuntamento di oggi. Parliamo di innovazione e per questo lascio subito la parola al dottor Andrea Bollini, dirigente dell'Ufficio Innovazione Digitale del Ministero presso la Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale. A lei, dottor Bollini. Bene, buongiorno e grazie. Naturalmente abbiamo fino a questo momento ascoltato l'importanza della transizione ecologica. Adesso passiamo ad analizzare invece la transizione digitale. Voi sapete che su questi due assi ruotano tutte le sfide dell'Unione Europea che poi sono state riprese anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro paese. Dice l'OCSE che la scuola è un crocevia dell'innovazione. La scuola è un laboratorio straordinario che deve naturalmente formare quelle generazioni che saranno protagoniste nel territorio, ma direi nel mondo intero del futuro. E quindi all'interno della scuola dobbiamo far sì che non solo il digitale possa essere utilizzato per portare a casa di tutti gli studenti, come è accaduto durante la pandemia, il servizio scolastico, ma per far sì che le scuole siano attraversate da un grande processo di digitalizzazione e di trasformazione digitale. Questo lo possiamo ottenere attraverso la costruzione di ambienti innovativi e strumenti che consentano in tutte le aule, in tutte le classi di poter pienamente utilizzare il digitale. Al tempo stesso, per poter fare questo, dobbiamo garantire l'accesso a internet attraverso un rafforzamento del cablaggio interno da un lato e dall'altro con un collegamento di tutti gli edifici alla banda ultralarga. E naturalmente se esistono poi gli strumenti bisognerà saperli utilizzare nel modo più adeguato, per cui l'aspetto che riguarda i curricoli digitali, sappiamo bene come il digitale appunto sia trasversale a tutte le discipline e quindi riguardi tutto il processo di apprendimento di uno studente, così come le metodologie devono essere innovate. Noi abbiamo visto attraverso anche le esperienze di questi ultimi mesi come la didattica diventa efficace dal momento in cui il digitale costringe anche a un cambiamento metodologico importante e dall'altro ovviamente moltiplicare e sviluppare delle risorse educative digitali, fare in modo che questi contenuti vengano veicolati attraverso vari strumenti, non ultima ad esempio la realtà virtuale. E in tutto questo processo un ambito ovviamente importantissimo è quello della formazione
formazione e dell'accompagnamento realizzata attraverso un grande investimento sulla formazione dei docenti, degli animatori digitali, del team dell'innovazione. Abbiamo creato in questi anni un vero e proprio sistema di accompagnamento all'interno delle scuole che naturalmente deve essere continuamente sviluppato e ampliato. Ed è in questo modo che sono entrate oramai nella stragrande maggioranza delle scuole tantissime attività di robotica e coding, di intelligenza artificiale, di making, di Fab Lab, di utilizzo anche di realtà virtuale e non ultimo ovviamente gli avvisi recenti del Ministero dell'Istruzione sulle STEM per l'apprendimento con le tecnologie digitali, delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, secondo un approccio interdisciplinare e integrato. Ma cosa è stato fatto fino ad oggi? Io credo che sia meglio riepilogarlo con questo video. Bene, abbiamo potuto vedere quante attività siano state svolte in questi quattro diversi ambiti, ma adesso bisogna guardare soprattutto al futuro. Vedete, abbiamo un insieme, non li leggerò tutti, di attività, di priorità sulle quali bisognerà rafforzare e mettere a sistema tutte le nostre istituzioni scolastiche. Abbiamo delle occasioni straordinarie, il Piano Europeo per l'Educazione Digitale, il nuovo Erasmus che porterà una forte internazionalizzazione dell'educazione digitale e poi abbiamo, e ne parliamo fra pochissimo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in effetti attraverso delle misure che saranno attivate fra qualche settimana riusciremo a cablare tutti gli edifici scolastici. Sono stati messi a disposizione attraverso le risorse del React-EU 445 milioni di euro che consentiranno appunto di poter raggiungere tutti gli studenti all'interno delle scuole. Il completamento della dotazione di schermi digitali interattivi in tutte le aule, così come la digitalizzazione anche di tutti gli aspetti amministrativi.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in questa materia prevede poi due grandi linee di intervento. La prima, intitolata Scuola 4.0, con la trasformazione di oltre 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi e la realizzazione di 2.700 laboratori per le professioni digitali. Infine, la misura relativa alla didattica digitale integrata, che prevede l'attivazione di una molteplicità di percorsi di formazione per tutto il personale scolastico sulla transizione digitale, una linea sulla quale ha insistito fortemente anche la Commissione europea e sulla quale è previsto un investimento per i prossimi anni di circa 800 milioni di euro. E quindi stiamo lavorando per equipaggiare appunto le scuole per il futuro. Essendo consapevoli che bisogna trasformare la didattica, bisogna sicuramente passare dai singoli progetti didattici al curriculum digitale, trasformare le metodologie didattiche innovative in approcci che diventino prevalenti di insegnamento e accanto a questo sviluppare nuovi ambienti e strumenti digitali portando la tecnologia nelle singole aule e quindi non concependo più soltanto la tecnologia come all'interno di aule speciali e naturalmente portare le tecnologie anche a tutti gli studenti e tutto questo è già stato fortemente accelerato con le risorse messe a disposizione dal governo proprio per la didattica digitale integrata. Continuare, abbiamo già visto, a rafforzare la formazione dei docenti e infine contribuire a rafforzare la connettività e l'accesso a internet. Queste sono le sfide che abbiamo davanti, sono sfide che verranno gestite con tantissime risorse, quindi costituiscono veramente un'occasione straordinaria proprio per il cambiamento e la trasformazione delle scuole e contiamo ovviamente sul grandissimo entusiasmo che dirigenti scolastici, docenti e tutto il personale scolastico hanno dimostrato in questi mesi in cui effettivamente sono riusciti a innovarsi e a innovare la scuola in un tempo anche rapidissimo. Vi ringrazio. Grazie dottor Bollini, grazie a tutti i relatori che hanno messo in circolo queste energie vitali che servono proprio alla ripresa, alla crescita del nostro paese. Grazie a tutti.